Appretto ed Alessandro Pazzica. Grazie, buonasera a tutti. La nostra presentazione ci alterneremo penso molto sperando anche in un po' di interazione col pubblico, visto che siete qui abbastanza numerosi. Era per dar conto, come recita anche il titolo della, della slide che vedete, di a che punto siamo rispetto all'attuazione dell'agenda digitale sul, sul territorio. E, le prime slide. Riguardano beh, prima un, un concetto essenziale che per chi c'era stamattina ho ripreso nel senso di dar conto del modo di lavorare della provincia rispetto agli enti del territorio. La gran parte delle iniziative che poi vedete scorrere nelle slide successive, che poi sono le, le macro iniziative riprese anche nel piano triennale per l'informatica. Ehm, adottato dal governo quasi un anno fa, a maggio 2017, sono gestite dall'ente territoriale provincia in termini di aggregazione territoriale oppure di hub. Cosa vuol dire questo? Che la provincia svolge un ruolo di, diciamo, di coordinamento dell'iniziativa, spesso effettuando anche l'intervento finanziario, quindi. La, realizzando l'infrastruttura o comunque rendendo possibile l'aggancio alle piattaforme abilitanti da parte di tutti gli enti del territorio e fai po', poi questa attività di coordinamento in modo da consentire a tutti gli enti di lavorare eh, sul tema della transizione digitale offrendo i, i servizi ai cittadini e alle imprese e ai propri interlocutori. E, mh, quello che abbiamo fatto è stata un'attività molto intensa nell'ultimo anno, approfittando anche di diversi momenti di di check e di assessment fatti sia col team per la trasformazione digitale che con Agide è proprio fare il punto dello stato di attuazione dell'agenda digitale, punto che si è tradotto alcune settimane fa con una delibera di giunta di febbraio legato alla, proprio al rendiconto del, de, del, dello stato di attuazione di tutte le iniziative. <coughs> Questo è, può parire complesso, in realtà lo è perché è un modello architetturale che è quello dello Stato e del piano triennale. Stamattina ne parlava il commissario straordinario Piacentini perché tiene insieme tutti i vari temi e, e i, i layer diciamo, che, si, che si incontrano rispetto al tema della transizione al digitale. Um, vi evidenzio solo in basso la parte che riguarda più proprio la parte di infrastrutturazione fisica, il ferro per usare un termine tecnico e la parte in alto è la parte invece che più interessa la cittadinanza, quindi le imprese e i cittadini perché, perché intermediata da tutte quelle, quelle parti che sono invece più centrali, le infrastrutture abilitanti, ne, ne avrete già sentito parlare, quindi speed, pago PA, fattura PA il tema di NPR, quindi un'unica anagrafe su tutto il territorio nazionale, via via poi intermediate da, dagli ecosistemi, quindi da, diciamo dai sistemi settoriali, quindi parlo della sanità digitale piuttosto che della cultura digitale, il turismo digitale. Arrivano al momento in cui amministrazione e utenti si incontrano. Come si incontrano? Si incontrano tradizionalmente sempre più spesso sul web tramite i portali, consentendo interazioni di tipo amministrativo. Tipicamente presento una domanda per ottenere una risposta piuttosto che transazioni di tipo commerciale, di tipo finanziario, pago una multa o comunque mi relaziono con la pubblica amministrazione. Quindi la parte fondamentale per tutti gli enti, nel senso di, che è la parte che dovrebbe anche guidare le azioni e gli interventi, gli investimenti di tutti gli enti, è quella che riguarda evidentemente l'interazione con i cittadini e con le imprese. Questa è una declinazione un po' più semplificata, non banalizzata, ma spero resa più semplice e comprensibile, dello stesso modello che prima... Ho cercato di spiegare rispetto al, al, al quadro Trentino, quindi è proprio una declinazione dell'agenda digitale a livello locale. Non a caso vedete come prima nel modello precedente, nella parte in basso, quella in marroncino, insomma la parte più dell'infrastruttura fisica. Poi magari Alessandro dirà anche due parole su il progetto e le iniziative che stiamo portando avanti sul, sul tema proprio dell'infrastruttura fisica e del, del cloud, fino ad arrivare in fondo. Quindi non mi dilungo a ripercorrere. Tutta la parte centrale alla piattaforma di autenticazione SPID o con altri sistemi di identità digitale che riporta di nuovo all'accesso ai servizi e quindi al rapporto di interazione digitale tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese. A lato non meno importante tutto il tema dei dati, ne ha, ne ha parlato poco fa eh, Ercolani del team digitale, a destra e a sinistra, almeno la mia a sinistra, anche la vostra, e, tutto il tema della sicurezza. Tema fortemente come dire discusso, anche se giornali, insomma, siete in grado tutti di rendervi conto proprio come comuni cittadini, al di là di essere, vedo molti tra di voi anche operatori degli enti della pubblica amministrazione, quanto il tema dei dati, non solo del valore dei dati, ma anche del modo in cui i dati vanno conservati, tutati, gestiti, trattati, sia effettivamente un tema all'ordine del giorno nella vita di tutti, indipendentemente dal fatto di relazionarsi con, con un'amministrazione pubblica. Magari ci racconti tu Alessandro mh, quali sono le iniziative che anche qui la provincia come soggetto aggregatore, un po' coordinatore tramite le so società di sistema, quindi Informatica Trentina e Trentino Network, sta realizzando, sta impostando sul tema del, delle infrastrutture fisiche, dicevo, la parte bassa di quello schema che abbiamo visto prima. Sì, buongiorno a tutti. Allora, l'infrastruttura, quindi quella prima base che vedevate nella slide precedente marrone, contiene due grandi elementi, la parte di banda, che è un progetto che dura, ecco quella, quella, quella parte marrone che vedete sotto, la parte di diciamo, infrastruttura fisica vera e propria, quindi la, la banda, che è un progetto che ormai in Trentino c'è da qualche anno e che sta portando, magari Cristiana si giri avanti. Sta Portando vedete, questi risultati, quindi credo che siamo uno dei territori italiani con un pro, col progetto, uno dei progetti più sfidanti. Quindi, i risultati del, del Cosa faremo a 2020 sono eh, fondamentalmente il raggiungimento di tutto il nostro territorio con una copertura di connettività, eh, assolutamente che abilita tutti i servizi più pesanti che girano su internet. Questo è un progetto che sta seguendo la nostra società di sistema che si chiama Trentino Network che sapete è in convergenza con l'altra società di sistema Informatica Trentina e che ha eh, questo tipo di sfida e questo tipo di risultati attu attuali e futuri. Ancora più complesso, però invece queste le cose che trovate qua, perché ehm, non mi ricordo, mi pare che Ercolani ne abbia accennato, ma nel piano triennale e in alcuni documenti satelliti al piano triennale il governo italiano ha deciso di costruire i cosiddetti PSN, cioè sono i poli strategici nazionali, sono dei centri dal quali, verso i quali la pubblica amministrazione si rivolge per fruire dei servizi web, quindi dei servizi applicativi, consumare le applicazioni. Eh, gestionali che di cui l'amministrazione si dota e questa è abbastanza una rivoluzione, nel senso che in Italia, sapete che è un po' il paese dei campanili, quindi ci sono 8.000 comuni, ci sono altre migliaia di pubbliche amministrazioni, ognuno di questi soggetti aveva propri sistemi, proprie infrastrutture, propri computer server che erogavano, che erogavano servizi web. Con questi poli strategici nazionali, l'idea del governo, sposata ovviamente anche da noi e da tutte le amministrazioni regionali, è quella di accentrare i servizi internet all'interno di questi internet data center. La candidatura del Trentino a, questo, a diventare un PSN eh, è una candidatura importantissima, stiamo rispondendo, abbiamo risposto negli scorsi, mh, nelle scorse settimane a un questionario e a una serie di requisiti che Agide ci ha sottoposto e eh, per cercare di essere ancora più forti abbiamo stretto un'alleanza con altre due regioni e quindi nel nostro caso non vorremmo... Fare semplicemente un polo strategico nazionale come Trentino, ma vorremmo fare un polo strategico federato a altre due grandi regioni. Questo perché mi addentro su alcune cose tecniche, ma immagino siano concetti che avete in qualche modo incrociato. Quando si accentra l'erogazione dei servizi cloud in un, in, una, in un Internet data center, si ha immediatamente il problema della cosiddetta business continuity, cioè di come quella centro, quella struttura fisica viene replicata in un'altra struttura fisica che abbia un'altra caratteristica territoriale, perché se noi la mettiamo vicino naturalmente un disastro di carattere ambientale, che ovviamente auspichiamo che non avvenga mai, ma può succedere, eh, in, in, implicherebbe il coinvolgimento della struttura vi, vi, fisica, quindi deve essere lontana e su una, in una situazione geografica con altre caratteristiche di rischio. Quindi l'alleanza diciamo, con queste altre due regioni ci, consente proprio di dare un servizio, ci consentirà di dare un servizio che immediatamente abbia questo tipo di sicurezza, questa business continuity. Mi fermerei qui, non so se. Magari eh. andiamo avanti. verso cose forse un po' più interessanti della. Sicurezza informatica del percorso che, che stiamo facendo, ho accennato in qualche modo prima, è un tema fortemente all'attenzione, non a caso come anche qui in modo coordinato per gli enti del territorio abbiamo aderito alla struttura nazionale che, che si occupa di cyber security, che è il CERT-PA, ma abbiamo anche, stiamo lavorando, ne accennava qualcuno stamattina, in termini di sicurezza dei dati, specialmente di certi dati e mi riferisco... All'intervento fatto da, da Turra eh, legato alla sanità digitale, quindi a quanto sia importante gestire in modo sicuro l'accesso a certe tipologie di dati più che di altri, si è costituita e si sta lavorando sul territorio anche per creare una struttura locale, non a caso denominata CERT-PAT, in particolare lavorando con i centri di ricerca, soprattutto con FBK, con un laboratorio specifico Protect GPA che è già partito e che sta potenziando anche le sue. Le sue attività. Ehm, parliamo di interazione digitale e quindi di rapporto tra l'amministrazione e i cittadini. Ehm, come avviene adesso questo rapporto? Avviene sostanzialmente eh, consentendo ai cittadini tramite un'unica porta di accesso, quindi tramite un unico portale che gestisce tutti i servizi l'accesso appunto ai servizi medesimi. Se quello è il punto di incontro dei servizi, anche qua il, il, la modalità, il modello organizzativo utilizzato è stato quello del coordinamento, per cui esiste un'unica piattaforma dal 2012 che gestisce tutti i servizi online, www.servizionline.provincio.trentino.tn.it, e lì possono esporre servizi di qualsiasi genere, servizi di accesso ai propri dati, ma anche il servizio di pagamento, presentazione delle domande, verifica delle proprie proprietà catastali immobiliari, ehm, possibilità di visualizzare le proprie dichiarazioni ICEF, ma anche tutta la parte della sanità che prima citavo tutta gestita in un unico, tramite un unico portale che di fatto è ad oggi il catalogo territoriale dei servizi online esposti dalla pubblica amministrazione. Cos'è interessante di questo modello organizzativo che effettivamente dà degli esiti che poi, e sono solo alcuni dati più significativi che ho riportato nella slide, che l'investimento è stato fatto una sola volta su un'unica piattaforma. Che consente a qualunque ente voglia di esporre ente pubblico, dico quindi tutti gli enti del territorio, di esporre i servizi su quest'unica piattaforma. E quindi ogni ente usufruisce anche dell'architettura e della, della mh, piattaforma diciamo, di identificazione che sta sotto il portale. Ecco perché ben prima che arrivasse SPID, quindi a partire dal 2012, sul territorio si è attivato un altro strumento di accesso ai servizi che è la tessera sanitaria. Ad oggi, li vedete appunto eh, riportati alcuni dati significativi, eh, abbiamo oltre mh, circa 117.000 tessere sanitarie attivate, eccolo qui il dato, sono 117.000, sono più o meno il 22% della popolazione stimata, quello è un dato al 2016, siamo circa 540.000 a fine 2017. È la tessera sanitaria, credo che, non so, farei un rapido check, check, vi chiederei chi di voi ha la tessera sanitaria attivata e quindi ha tutti gli effetti una CPS attiva e utilizzabile come chiave per accedere al, al portale. E ho riportato anche il dato delle tessere totali attivate dal 2012, che è l'anno in cui siamo partiti, perché? Perché è interessante, perché tutto sommato in questi cinque anni... Abbiamo attivato quasi la metà delle tessere distribuite, se fate il conto, rispetto al totale della popolazione. La differenza tra le, to le tessere totali attivate e le tessere attualmente utilizzabili come strumento di identificazione sicuro è legata soprattutto al meccanismo eh, fisiologico di scadenza delle tessere sanitarie. Valgono 5 anni, siamo partiti nel 2012, quindi l'anno scorso nel 2017 abbiamo avuto un calo fisiologico e delle tessere che sono state rinnovate, quindi vi è arrivata a casa probabilmente a molti di voi la tessera nuova, se non è stata riattivata come carta provinciale di servizi evidentemente non, non funzionava più. L'altro strumento di identificazione è Speed. Allora, se qualcuno di voi ha, ha, si è fatto un giro in piazza, qui alla mia sinistra, nella, nella zona che viene definita pagoda, è possibile svolgere alcune operazioni tipo, perché ancora non l'ha fatto, attivare la propria tessera sanitaria, magari l'anno scorso gli è stata restituita, non ha ancora avuto modo di riutilizzarla e può rinnovarla. Qui invece di fronte a me, un po' a destra, c'è la zona dove si rilascia il kit del cittadino da parte di uno dei gestori attualmente abilitati. Quindi attualmente tutti i cittadini sul territorio hanno la possibilità, indifferentemente, di accedere e usare i servizi online usando entrambi gli strumenti, entrambi. Evidentemente sicuri, eh, non sappiamo molto. Eh, spero di, di, di riuscire ad avere dei dati perché questo serve anche poi per tarare le politiche in futuro. Quanti effettivamente cittadini e quanti di voi mi verrebbe da rifarvi la domanda e chiedere quindi: quanti di voi hanno speed attivo? Ecco, un po' meno. Ci sono anch'io che non ho alzato le mani. Marco che sta arrivando adesso. E, no, dicevo al di là della battuta: sarebbe interessante e qualche dato l'abbiamo avuto stamattina in diretta dal dal commissario capire, anche per capire come muoversi, prima parlavo di una roadmap degli interventi di trasformazione digitale perché è evidente che mh, possiamo, dobbiamo tarare le nostre politiche anche in base alla diffusione di questi strumenti. Va da sé che avere quasi 120.000 cittadini trentini che sul territorio sono già uno strumento, ne abbiamo dati di stamattina saputi in diretta, poco più di 6.000 che risultano dotati di credenziali SPID. Vediamo in questi giorni se cresce un po' questo numero, grazie al, al gestore di identità digitale che c'è qui fuori. Insomma, ci consentirebbe di capire anche dove, dove andare insomma, e, e cosa fare rispetto a questi interventi. Una cosa va detta, e vale per tutte le piattaforme e gli strumenti, specialmente le piattaforme abilitanti: la, la strumentazione c'è, l'infrastruttura c'è, prima abbiamo parlato anche di banda, di connettività. Cos'è che deve crescere? Eh, due cose, secondo me, non so cosa ne pensi tu Alessandro. Una è la conoscenza degli strumenti. E conoscenza degli strumenti vuol dire che dobbiamo riuscire a far capire a, a, a voi presenti, ai cittadini, a chi in questo momento vedo insomma, grazie anche al, al sole cioè, ci sono molte persone in piazza effettivamente quanti, quanti interagiscono in modo digitale, usando la telematica con la pubblica amministrazione, e quanti sono a conoscenza di questo tipo di strumenti. L'altro è la disponibilità dei servizi. È evidente che quanto più crescono i servizi rilasciati in rete, ma soprattutto quanto più questi servizi sono fin dall'inizio pensati per essere semplici, di facile usabilità, non complessi, eh, rende evidentemente riesce a far crescere eh, il, la familiarità di uso e anche la frequenza di, di uso di questi strumenti. È chiaro che invece viceversa, quanto più sono pochi servizi? O sono complessi questi strumenti da utilizzare rispetto a quelli tradizionali? Tanto meno ne, ne, ne cresce l'uso. Um, vediamo, magari, qualcos'altro, se non avete domande. NPR è un altro bel tema, anche stamattina al convegno inaugurale se ne è fatto cenno. Anche questa è una bella rivoluzione, nel senso che mh, anche questo è alla fine un tema che riguarda l'identità li, eh, di ognuno. Attualmente abbiamo più di 8.000 comuni e a tutti gli effetti almeno avevamo fino a un anno fa, 8.000 anagrafi diverse. Lo scopo di NPR è creare, non voglio dire un un comune unico, per l'amor di Dio, poi siamo ospiti del comune di Trento, ma a livello di dati anagrafici e censimento anagrafico, una sorta di anagrafe unica nazionale, ecco chiamiamola così. E questo è un grandissimo passo in avanti, non solo per le amministrazioni, stamattina stimavano solo in termini di risparmio di ore che negli uffici dell'anagrafe spendono e impiegano per eh, rilasciare servizi. Nell'ordine, adesso non ricordo, vado a memoria, ma forse una cinquantina di milioni di ore. Non vorrei dire una, una cosa insomma, eh, poco sensata, ma mi pare che il dato fosse questo. E, e l'altro dato fondamentale è che avere effettivamente un'anagrafe unica nazionale, conoscendo quali sono i cittadini sul territorio, consentirebbe a tutte le amministrazioni di tarare e erogare i propri servizi in modo eh, mirato, mi viene da dire, comunque andando a intercettare o magari informare, a fornire informazioni, opportunità. Ai cittadini, in base anche alle caratteristiche dei cittadini, al fatto che abbiano una famiglia, al fatto che abbiano dei figli, dove risiedono, magari li abbiamo già intercettati per altri motivi. Faccio un esempio concreto: dovessimo, e ci è toccato farlo, insomma, in qualche caso, anche come uffici provinciali erogare o gestire determinate politiche. Tecnicamente dovremmo rivolgerci a tutti i comuni trentini per avere i dati anagrafici. Non sono moltissimi i comuni del territorio che attualmente sono già subentrati da un punto di vista tecnico in NPR, sono i quattro comuni che vedete citati. Il primissimo ancora l'anno scorso, credo quasi un anno fa, è stato DRO. Sporminore, Rovereto a dicembre 2017 e poi si è aggiunto Soraga, Soraga di Fassa. Cresce anche qui il numero, eh, la, la dashboard di aggiornamento che c'è gestita dal team digitale dà un numero costante, non a caso. E stamattina mi pare che la cifra era addirittura di 109, evidente che il commissario ha dati più aggiornati dei, dei miei, evidentemente abbiamo più di mille comuni in presubentro, anche qui in collaborazione con il Consorzio di Comuni stiamo cercando di fare un piano complessivo che consenta il presubentro e poi il subentro in NPR di tutti, di tutti i comuni trentini. Dati, il tema dei dati anche è un tema assolutamente all'ordine del giorno, non solo per, diciamo, per i suoi aspetti negativi e quindi torno a, a riferirmi a, a notizie insomma, recenti rispetto al, al, all'abuso o comunque al pericolo che hanno certe, certi strumenti, ma ne voglio parlare in termini di valore che hanno. Che hanno i dati. I dati effettivamente hanno un valore intrinseco enorme e sono dati quelli del, degli uffici pubblici che non sono di proprietà degli uffici. È un patrimonio informativo che viene, la maggior parte dei dati viene in realtà raccolta altrove, viene poi elaborata, processata, viene utilizzata dagli uffici per fare le attività istituzionali di competenza, ma sono dati che devono e dovrebbero essere restituiti alla cittadinanza. Per due ordini di, di ragioni. Uno perché è un patrimonio informativo che va reso disponibile anche in termini di conoscibilità delle attività che la fa, fa la pubblica amministrazione e di controllabilità dell'attività della pubblica amministrazione. Ma l'altro perché utilizzando i dati prodotti dalla pubblica amministrazione, soprattutto se sono raccolti in, in dataset che sono puliti, che sono non ridondanti, e che sono certificati... Possono essere un fenomenale volano di crescita e occasioni di business per le imprese che su quei dati possono evidentemente costruire servizi, app, servizi innovativi, in qualche modo poi facendone loro un'occasione di business ma ritornando di nuovo i dati alla, alla collettività. E andiamo bene su questo, guardo, guardo Francesca, Galeria, guardo Combetto di Informatica Trentina che sono qui davanti a me. E produciamo, il dato è aggiornato a, a, al 31-12-2017. Più di 6.000 dataset sul catalogo, anche qua logica di catalogo unico territoriale, su cui vengono eh, messi tutti i, i dataset prodotti dal territorio. Oltre metà di questi dati sono provenienti dal mondo delle autonomie locali. Ma, se fate il conto dei dataset che stanno ad oggi sul catalogo nazionale, il dato di ieri sera è di 20.124 dataset, significa che il Trentino da solo produce praticamente un terzo di tutti i dataset del territorio nazionale. Tra l'altro, pare anche che siano dati buoni, di, 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 di buona qualità, insomma, quindi ben leggibili dalle macchine, abbastanza puliti, su questo, peraltro, abbiamo un. un Un'attività in corso anche di pulitura dei dati, di miglioramento della metadatazione che li accompagna. E stiamo lavorando anche molto, torno al tema dell'interazione digitale, sul, sulla digitalizzazione del back office, quindi anche la digitalizzazione dei, dei processi interni. Cosa vuol dire? Vuol dire produrre, firmare, ricevere, conservare, se serve, trasmettere ai, ai nostri interlocutori, un'impresa o un cittadino, i documenti digitali. E il valore aggiunto che abbiamo su questo territorio, e vi assicuro che è un unicum assoluto nel panorama nazionale, è che abbiamo sostanzialmente un'unica piattaforma di gestione documentale e protocollazione, che è P3, Protocollo Informatico Trentino che viene utilizzato pressoché dalla totalità degli enti del territorio. Abbiamo 340 enti che aderiscono al sistema di protocollo, il sistema è proprietario ma è in riuso da, da alcuni anni e 300, quasi 320-318 in realtà di questi enti sono anche in grado di mandare in conservazione i loro documenti digitali. Dall'anno scorso sul sistema è attivata anche una nuova funzionalità di firma digitale, di libro firma digitale, che in quest'ottica di federazione fatto una volta, investimento compreso, viene poi a volano distribuito a tutti gli enti, per cui cominciano a crescere molto i numeri, quindi abbiamo 4 milioni e mezzo di documenti prodotti in P3, il dato è riferito solo al 2017, quasi un milione di documenti nel 2017 quasi un quarto, sono stati firmati digitalmente. Abbiamo oltre 6 milioni e 3 di documenti digitali che sono versati al sistema di conservazione. Quindi l'intero ciclo della produzione, sottoscrizione e conservazione dei documenti è effettuato in modalità esclusivamente digitale. Il futuro che vediamo per questa piattaforma, tenuto conto anche del successo che ottiene a livello extraterritoriale, per cui è già in riuso a diversi ministeri e diversi altri enti, è quello che completa il, il ciclo dell'interazione arrivando al destinatario finale, arrivando al punto. Vi ricordo appunto che questo è il, è il sistema che protocolle, quindi che eh, contiene in sé anche i documenti dell'ente, di non, eh, mh, non eh, diciamo, chiudere il, il processo di risposta all'ente, quindi una risposta a una domanda di contributo, di autorizzazione, eccetera, con un documento cartaceo, ma neanche con un documento digitale, firmato digitalmente, che magari gli viene trasmesso tipicamente su un sistema sicuro come può essere la posta elettronica certificata, ma addirittura di chiudere il, il ciclo rendendo disponibile il documento digitale che è mh, stato prodotto dall'amministrazione e deve arrivare a un certo punto al destinatario su a sua volta un'area web, quindi gestendo l'intero ciclo di formazione, produzione e distribuzione a chi deve arrivare del documento in, in modalità digitale. Lavoriamo molto anche in termini di, 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 di semplificazione, cercando di standardizzare le procedure che attualmente gestiamo, anche qui i numeri sono alti perché solo come uffici provinciali abbiamo oltre 900 tipologie di, di procedimenti. Eh, recentemente è stata approvata anche una legge di semplificazione dalla provincia che mira a valorizzare, a, a semplificare ma soprattutto a velocizzare le procedure. Quindi riducendo tempi di risposta, anche qua il modo in cui si lavora è l'uso della telematica di nuovo. Ormai la gran parte degli interventi di semplificazione che mirano a semplificare in termini generali la vita ai cittadini quando interagiscono con la pubblica amministrazione si fa con l'uso degli, degli strumenti telematici, non solo facilitando il modo in cui eh, gli utenti riescono a reperire le informazioni o Banalmente la modulistica, che poi è il modo in cui interagiscono con, con la pubblica amministrazione, ma anche e soprattutto ehm, rendendo meno faticosa questa attività, quindi magari recuperando direttamente i dati oppure arrivando al punto di usare non tanto la modulistica tradizionale, ma facendo compilare delle form al Cittadino che poi automaticamente, per tutti i dati già in possesso della pubblica amministrazione, li, li precaricano. E andiamo oltre rispetto anche a come eh, intercettiamo il cittadino. Abbiamo dei, dei progetti particolari, in particolare uno che si chiama Io Trentino. Sul quale magari chiederei anche ad Alessandro di fare due parole, che in quest'ottica di digitalizzazione spinta mirano proprio a intercettare in modo mirato gli utenti, potendoli conoscere, quindi mirando anche politiche piuttosto che interventi, piuttosto che specifiche azioni, anche ricordando a loro delle scadenze, sembrano. Cose banali, ma anche qua chiedo a, a ognuno di voi se ha esperienza di scadenze che magari dimentica la patente, il bollo, la revisione della macchina, come è capitato poco tempo fa eh, a me. Quindi comunque avere anche dei sistemi, sicuramente ne accena Alessandro, di avvisatura automatica, eh, credo sono piccole cose, ma effettivamente sono le piccole cose che ci facilitano la vita. Sì, io il bolo della moto non ce l'ho fatta neanche quest'anno, non l'ho pagato neanche quest'anno e non me l'ha ricordato nessuno. Sono un cittadino lombardo, ma non, lì non funziona. Allora, proprio quello che diceva Cristiana, cioè io Trentino ha la, eh, lo scopo di eh, raggiungere tutti questi 539.000 nostri concittadini eh, portandogli un'informazione che sia un'informazione non generalista, ma che sia un'informazione che gli serve. In per fare delle cose specifiche. Come facciamo, come vorremmo fare a fare questo? Noi abbiamo un sacco di notizie e di informazioni su di loro, perché innanzitutto sappiamo chi sono, che nucleo familiare hanno e dove abitano. Lo diceva Cristiana prima, non lo sappiamo direttamente, lo sanno i comuni. Qui dobbiamo porci il problema di costruire un sistema di quei dati demografici unico, perché ogni comune sa le informazioni dei suoi residenti. Quindi attraverso ANPR e attraverso anche un progetto parallelo, Io Trentino dovrebbe contenere le informazioni di tutti i cittadini trentini, informazioni di base, chi sono, dove abitano, quante persone costituiscono il loro nucleo familiare. Poi sappiamo delle cose in più, perché quegli stessi cittadini hanno fatto eh, delle cose con la provincia autonoma di Trento e anche con altri enti, per esempio hanno fatto delle richieste eh, di iscrizione a scuola piuttosto che... Eh, hanno fatto delle richieste per esempio di carattere sanitario o piuttosto che di contributi. E io trentino va a prendersi anche quelle informazioni, prendendosi anche quelle informazioni comincia a capire di che cosa quelle persone hanno bisogno o, di, o, o che informazione recapitare a quelle, a quelle persone per dargli un'opportunità. Scendendo molto nel pratico e tornando a quello che diceva Cristiana, li possiamo avvisare per esempio che gli scade una domanda o che quella domanda che uscirà magari fra un mese gli interessa. Quindi ecco il mondo in cui si muove Io, io Trentino è quello che si chiama nel mondo aziendale CRM, non? gestione della relazione tra un ente, in questo caso PAT, e un cittadino barra utente. Che sapete è una distinzione che ci piace di più il nome cittadino insomma di quello utente. O Trentino è una piattaforma che dovrebbe fare esattamente questo. Avete qualche domanda? Magari altrimenti, io vi racconto altre cose: osservazioni? Mm? Più o meno. Vi dicono che il tempo è finito. <ride> allora vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a tutti.